Che voto dà questa edizione di Friuli Doc? Per essere generosi, onesto, onesto. 7. Che cosa le è piaciuto e che cosa no? Sinceramente, poca presenza di artigiani, che sicuramente questo Covid ha portato più danno che piacere. Il Friuli Doc era una espressione di artigiano friulano, dove non solo guadagnava ma anche esprimeva le sue ricchezze personali. Che voto diamo da 1 a 10? 6. C'è veramente un problema alla base con questa storia del Covid, effettivamente. Qual è il principale problema? Il fatto di stare distanziati, di avere tante limitazioni, blocca la comunicabilità fra le persone. Però all'insegna della sicurezza. Questo. Sì, per l'amor del cielo, però blocca tantissimo. E poi mancano tanti stranieri, che era qua, era il culto dei stranieri Friuli Doc. Diciamo 10, siamo di Udine. Che cosa l'ha soddisfatta di più? Ma io non è che abbia girato tanto, perché ci siamo dedicati per Friuli Doc noi come campeggio Club Udine alla ricezione dei camperisti per venire a Friuli Doc. Sul fronte camperisti è andato tutto bene? Andato discretamente bene. Io posso dire un numero di camper che possono girare tra i 40 e i 50, che sono, hanno girato in questi 3-4 giorni, 3 giorni di manifestazione. Quindi austriaci, tedeschi? Austriaci, slovacchi, abbiamo avuto olandesi, tedeschi e qualche italiano, però molti stranieri, perché sono di passaggio. E se vedono delle cose si fermano sicuramente. Oggi non c'è moltissima gente, però diciamo che è tutto abbastanza organizzato, ordinato e niente, speriamo che nelle prossime edizioni sia un po' meglio. Ha trovato qualche aspetto critico rispetto, non so, agli ingressi, alle misure di sicurezza? No, ma magari tanti da fastidio a fare delle procedure, l'applicazione e quant'altro, ma io vedo che comunque è abbastanza agibile nel giro per il centro. Che voto dà questa edizione di Friuli Doc? Da 1 a 10? 3. Perché 3? Ma non c'è nessuno, quest'anno è un po'... Non è un'annata propizia col coronavirus. Oltre a questo, rispetto alle misure di sicurezza, vediamo che lei ha scaricato l'app, insomma, indicata per agevolare anche gli ingressi. Non è agevolata, non è agevolare questo. È troppo tempo, non va, infatti adesso non funziona. Lei da esercente che voto dà questa edizione di Friuli Doc? Posso dare un 5. Perché? No, perché insomma l'abbiamo fatto, come ripeto, per combattere questo coronavirus, per queste cose, giustamente, che non dobbiamo essere, dire e farci vincere di questo virus, insomma, diciamo, no? Però teniamo duro. Sul fronte affluenza cosa diciamo? Affluenza zero. Sul fronte organizzativo? Come organizzativo bene, però diciamo che troppe restrizioni. È giusto, diciamo, che abbiano fatto il Friuli Doc, però sinceramente farlo così era meglio non farlo.